Amici, siamo entrati in questo momento al ristorante dell'hotel e adesso vi faccio vedere il menù, una cosa veramente eccezionale. Ah, però prima devo farvi vedere una cosa che per me è la fine del mondo, ragazzi, per me. È una favola stasera, come sempre, una principessa. Ti amo. Anch'io. Allora, iniziamo col menù. Allora, mia moglie, anziché prendere i bucatini alla matriciana, prenderà la pasta alla matriciana. Prego, buoni pasti, ragazzi. Sì, grazie. Allora, questo qua non è vino, È Coca-Cola. È Coca-Cola, perché io sono a stemma. Questo invece è l'acqua frizzante. Allora, qua anziché i bucatini mettiamo la pasta che non si sa, poi vedrete. Io invece ho fatto il numero uno per il risotto alla marinara. Però ci portano gli antipasti prima. Esatto, prima gli antipasti. Poi di secondo mia moglie vorrà di sicuro le scaloppine ai funghi e mettiamo uno. Invece io, ragazzi, amante del pesce, fritto misto di pesce. Uno. E poi vedrete quello che ci portano mano a mano. Adesso ci portano gli antipasti. Ragazzi, prego. Buon appetito, amore. Buon appetito anche a te, vita mia. Allora, a me hanno portato l'antipasto. Allora, questo è salmone, crocchetta, questo non so cosa sia, questa è la capricciosa. Allora, insalata russa. Salata russa, focaccia col formaggio, crocchetta, il mio salmone l'ho dato a te. L'ha data a me, vedete? E questo vi assicuro che è Coca-Cola. Quindi buon appetito per ora. Ragazzi, già dall'antipasto si sente la freschezza. È proprio buono, proprio fresco. Anche giusto. Il pesce proprio. Poi hanno la quantità giusta, ma dopo non ti abbuffi, poi dopo non riesci a mangiare il primo, il secondo. Perfetto, ragazzi. Top. Ragazzi, questo è il primo di mia moglie, che sono. Cosa sono? Mezze penne? Alla matriciana. Buonissimo. E questo qua invece è il risotto alla marinara. Guardate che bello aspetto. Il mio, com'è la pasta? Buonissima. Complimenti allo chef. Ma guardate questo bel piatto di riso, me lo sto gustando. Veramente lo chef. E poi vi garantisco che il pesce si sente che è freschissimo. Vuoi assaggiare? Ma sì, no, perché non ti posso dare il riso, amore. Non fa niente. Comunque questo pesce è freschissimo. Allora, ragazzi, adesso stiamo aspettando che ci arrivi il secondo. L'antipasto delizioso, i primi deliziosi e ora ci dobbiamo fiondare sui secondi. Ragazzi, questa qua è la brocchetta shabby chic, pure questa qua. Qua c'è l'acqua gasata. Qua acqua c'è la Coca-Cola. Pane. Pani. Grissini. Questo qua sarà per il dessert. Ma guardate adesso, adesso ci ho fatto caso, guardate la tovaglietta che bella, con il pesciolino, anche il tovagliolo quasi, bello, mi piace, guardate che bello il vassoio. Mia moglie però è la cosa più bella che ho. Ma guardate un po' che bel fritto misto. Con le zucchine. Molto imitante, ragazzi. Adesso aspetto mia moglie che gli portano le scaloppine e poi mangiamo insieme. Guardate che bontà, che servizio, che impiattamento. Guardate che funghi, vuoi qualche fungo? Sono anche le zucchine. Non lo assaggerei volentieri. Andiamo? Guardate che buono. Come amore? Zucchina meravigliosa, andiamo il fungo. Guardate il fungo, che sleppa di fungo. Com'è? Merita? Vogliamo un assaggio della zucchina.
Ma che bontà, ragazzi! Guardate che bel gioco di colori. Ve lo zoom per farvelo vedere proprio bene. Cioè, guardate che spettacolo. Guardate. Una cosa incredibile. Mai visto una cosa così, ragazzi. Così però senza zoomare si vede ancora meglio, secondo me. Veramente spettacolare. Il mare si è calmato rispetto a stamattina. Troppo bello il cielo. ASMR silenzioso. No, sto facendo le facce. Man. Dai, fallo anche tu, amore. Eccoci qua, amici, dopo aver fatto visite in vari negozi, qualche shopping ancora. Di scarpe. E guardate, mia moglie si è cambiata, guardate come sta bene. Guardatela. Voilà. Guardate che bei gelati. Da 2,50 da 2 gusti, va bene? Sì, con la panna sopra, sì, e sotto. Sì. Gelatino. Buono, amore. La panna com'è? Ok. Buona, più buona. Gelato, assaggia. Com'è? Buono. Ok. Ragazzi, ci stiamo mangiando un gelato. Io ho il cornetto nel cornetto. Cin cin, amore. Cin cin. Cin cin. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito? Sì, vabbè, lasciate stare, ragazzi. Ma guardate che bella mia moglie. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Tantissimo. Sei la mia vita. E tu la mia. Ragazzi, il gelato l'abbiamo mangiato, adesso io mi sposto perché mia moglie dà fastidio al fumo, vero amore? Io bevo l'acqua. Dammi un goccino. Finiscila. E adesso andiamo verso... Abbiamo fatto... Che ore sono, amore? È quasi mezzanotte, no? Passata. Aspetta, no, mezzanotte... Ma che mezzanotte? Le 11:10. No, con la macchina faceva mezzanotte. Sì, ma no... Scusi, che ore sono? Allora ragazzi, in particolare... Mezzanotte meno 10. Io sto girando con l'orologio che vale che 11 ancora meno 10. Ancora l'ora legale che fa le 11 meno 10? No, vabbè, poi si sistema. Se vieni vicino, vediamo la bronzatura. Sei più nera. Ma... Vieni. Beh, vado a fumare, ragazzi. Andiamo, io prima. Comunque, queste sedie sono comodissime. È vero, infatti mi sono... Come mi sono seduta? Boom! Che comodo, ho detto. No, è raro che dico che le sedie sono comode. Sta salendo la fase a biocco su queste sedie. Una pazzia. Io prenderei una... quattro formaggi, una. Facciamo metà, giusto per provare com'è, perché quella ragazza ci dice sempre venite, venite, ma non, stasera. Non andiamo mai. Anche perché di sicuro sarà chiusa adesso. Ma allora, facciamo una cosa, se è aperto la prendiamo, no, se è chiuso no, la so no, prendere. No. Per forza. Non ce la faccio più, ragazzi. Comunque, una di queste sere, ragazzi, faremo il bagno di mezzanotte e poi abbiamo preso una lanterna, quella per i desideri, che scrivi e poi la mandi su nel cielo. Io so già cosa scrivere, ma non vorrei inquadrare. E quindi abbiamo preso questa cosa molto carina e la faremo in spiaggia, faremo una cosa particolare. Però non sarà un bellissimo vlog, molto dolce secondo me. Io non voglio inquadrare però quello che ci sarà scritto. No, la inquadriamo solo quando che vola su in alto e niente. Dai, vado a fumare, ragazzi. E io vado a sedermi in macchina. A dopo. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo battuto il record dei record. Praticamente mia moglie stamattina si è arresa, non mi ha svegliato, perché ha ragione.
siamo andati a fare un po' di spesa, siamo andati in hotel a portarla su e praticamente siamo arrivati in spiaggia alle, amore, tre. Alle 3 meno un quarto, abbiamo battuto il record dei record. Però comunque stamattina mia moglie aveva un po' di mal di testa, abbiamo visto che il mare non era bello, poi ha detto andiamo, ha visto il mare che era bello, andiamo in spiaggia, dai. Poi prima di andare in spiaggia abbiamo approfittato, siamo andati all'MD, che anche qua c'è l'MD. E mi devo abbronzare. Ecco, adesso lei ha detto questa frase perché è più nera di me. Non ce la farò mai arrivare ai suoi livelli io. Vero amore? No, ma non è vero. Vabbè ragazzi, adesso mi metto la... Abbiamo preso ieri... cos'è quello, amore? Faccio vedere. L'ho fatto vedere io. Aspetta. Ah, vabbè, volevo fargli... Abbiamo preso praticamente questa qua, che dice che è per abbronzarti ancora di più, no? Vediamo se su di lei funziona tutto, funziona anche stare all'ombra. Ragazzi, allora ragazzi, se io dovessi mettergli due ombre, uno anche un ombrellone, farla stare in piedi, togliendo il tavolino che c'è in mezzo, o farla sedere, anche se c'è nuvolo lei diventa nera, spiegatemi perché. E io sono invidioso. Bene ragazzi, siamo appena rientrati dalla spiaggia perché io non ce la faccio più, mentre Chiara sarebbe stata volentieri sotto il sole, ma io veramente dopo ogni 5 minuti mi alzavo e mi mettevo sotto l'ombrellone, poi me ne sdraiavo ancora sotto l'ombrellone, e così l'ho fatto per un paio di volte. Non riesco più, forse perché il sole sta veramente picchiando e allora non riesco a resistere più di un tot. Guardatemi qua, alla fine non è che sia ai livelli di mia moglie, però lei riesce veramente, non so come, sembra una lucertola, io non riesco. Comunque ragazzi, io direi che siamo arrivati al termine di questo vlog, naturalmente questo video lo vedrete stasera, penso che lo vedrete prima dell'incontro, io ricordo sempre l'incontro Hotel Palace, 8:45-9, mi bruciano gli occhi perché con il sole l'acqua del mare è salata. Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e niente, io vi auguro una buona domenica e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo vlog. Attenzione che domani uscirà, che poi lo dirà anche mia moglie, il vlog dell'incontro se qualcuno viene, perché vediamo questo. Ancora buona domenica. Solito bacione, il solito yeah e ciao!